Prima che l'intimità di bellissime ed eleganti signore li sottragga al nostro sguardo, vediamoli in una sfilata romana, i modelli che un creatore di biancheria, Cesare di Roma, ha ideato per le ore segrete tra camera e spogliatoio. Questa rievoca nel nome e nella foggia Lucrezia Borgia. Il velluto di semina di fiori rosso cupi il velo. Al passar di Lucrezia, dice D'Annunzio, gioivano le dame inclite in coro. Ma una già sottolinea il nome del modello successivo, Paolina Borghese. Sotto la pellegrina turchese, la camicia allarga fino alle spalle la scollatura di garbo neoclassico. Questa rovescia la ricamata cuspide d'oro come uno spicchio di riflessi solari su cupe acque. Il capo emerge come un fiore, una ninfea. Leggetene il nome sul taccuino, Lago si chiama. E Ambassadeur, quest'altra argutamente forse perché gli ambasciatori hanno il dovere di starsene molto abbottonati. Tenerezza della doppia ghirlanda chiara. Si chiude la sfilata con una visione di angeli. Non sono gli angeli del giudizio, perché sarebbe difficile di fronte a loro mettere giudizio.